È la tua prima volta, quando l'hai fatta? 18 anni in tenda a Senigallia. No, no, 18 che... anni! Mi ricordo vivido. Tu, adesso. tu? Paolo? 18 anni in tenda a Senigallia. Puccioni, tu quando hai chiamato? Io ero giovane, sì. Tipo? 18 anni in tenda a Senigallia. insieme. E si scoprì che eravamo tutti insieme. Fammi la stessa domanda. Tu quando, 18 Marco, anni in tenda a Senigallia? Io 16, perché sono più giovane. Ma se poi ci aspettavi in tenda. Mi aspettavo in tenda legato e mi chiedevo, ma come mai? Che noi siamo fuori, allora, sempre mai. Fuori. È tornato, allora, è tornato. Allora, lui diceva di aver fatto degli esami, in realtà l'avevamo sospeso io e Fabio per sì. cattiva condotta, perché alito, Paolo è anche alito. Paolo è una brutta persona, una persona che si è comportata molto male nei confronti di tutti i colleghi, quindi l'abbiamo sospeso per 24 ore. Ti abbiamo perdonato, bentornato Paolo. Grazie. No, com'è andata? Tutto bene? C'è tutto qualche bene. Malattia strana o niente? Allora, no. A parte la gonorrea, purtroppo sai che noi marinai, una buona vecchia gon. Uomini con la gon, giustamente. Beh, tutto quello, a posto. Tutto a posto. Peccato, speravamo in peggio. Abbiamo acceso dell'incenso malefico, ma niente. Quelle candele a forma di sale. Ci tocca averlo tra i coglioni per ancora molto tempo. Ma non si sa mai. Palo santo. Non si sa mai. Va bene, possiamo iniziare la puntata un po' tristi, sapendo che Paolo sta bene, ma cerchiamo di sopportare anche questa brutta notizia. Ci ho provato. Sono le due qualche cazzo di minuto. Ciao. Bella. Attenzione. Questo programma, allora, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Ciao ragazzi! Ciao! Carichi anche oggi? Yeah. Siete super pompati? Benissimo! Allora andiamo veloci salutando Pippo Palmieri in regia, Letizia Puccioni, vittima di queste bestie. Saluto Paolo Nois, Fabio Lisei e Baldassarre Donatello Mazzoni. Ricordo che per interagire con noi non dovete fare un cazzo. Ascoltate e basta. Ma no, e adesso via con la sigla. Vai, messaggi, le robe. 342 41 15 105 38. Non ci interessa. 74 20 19 11 aria di frociaggine. L'ha trovato, è comunque Pippo, non si trova più, è sparito. È già digerito, secondo me. Già grigliata medievale. Pippo! Parla spiritoso oggi, Lo Zodi 105, il programma più ascoltato in Italia. Buongiorno Italia, buongiorno! Allora, come dicevamo durante l'ora esatta, purtroppo è tornato anche Paolo. Abbiamo sperato tutti, pregato che avesse qualche strana malattia, ma niente. Marco, io ho fatto questo corso per fare i versi su YouTube. Versi di? Sai che va di moda adesso fare i rumori su YouTube. Ah, la ASMR, questo. Ecco, questo è il mamma che fastidio. Questo è il borseggiatore sul tram. Ma poi ci sono quelli che parlano a bassa voce, che senti la bocca che fa. Sì, pentiti. Sì, tipo. Mamma che fastidio. Se hai sentito chiaro in tondo, ti piace la figa. No, no, il suono che viene. No, sono stato alla prica, ha detto. No, era proprio chiaro. Oggi senza basi, vai così. No, che fastidio. No.
basta. Sai che c'è una categoria di Pornhub? Ah sì? Sugli ASMR. Ma c'è Wonder, una categoria su tutto, mi ma pare. Ma cos'è sta moda? Ma cosa vuol dire? Allora, ti spiego. Ho appena saputo come si masturba Wender nowadays, ecco. Cioè dal giorno d'oggi. Scusami il termine inglese. Allora, lui si sbatte proprio 10-15 video ASMR porno. Dopodiché passa alle nane che fanno il lancio del peso. No, che è curiosa, vabbè, come, è cioè, vero. Diciamo come, come tragitto per giungere all'orgasmo. La nana che lancia scusa, il peso. Ma perdonami, convive, cioè, tra l'altro, con una ragazza molto più giovane di lui. Dovrebbe avere una vita sessuale. Ma si integra, si integra. Capito, la ragazza capito. Non è nana e soprattutto non lancia il peso. Ragazzi, questa noi la vediamo girare per i corridoi e fare così. C'è peso. Ma non ho capito, cioè, perché piace sta cosa? È fastidiosissima. Non so, anche a me da fastidio. ASMR, che cazzo vuol dire? ASMR. È uguale, l'NSR era la moto che avevo io, il 125. Sì, quella lì, quella. Cos'è sta roba? Ma perché la gente è malata di mente? Ma cosa vuol dire? Perché troppo tempo libero. No, perché di solito la ragazza che fa ASMR, ok? Ma dietro comunque c'ha queste belle tettone strizzate dei mutande. Vabbè, ma quindi, scusa, tu non ti senti muto, in colpa. Metti in muto e guardi una con le tettone. E che il perverso pervertito schifoso pedofilo non si sente in colpa perché dice: sto ascoltando ASMR, non guardando la tipa in mutande, capito? Ma è l'acronimo di ASMR, cos'è? A stronzo, maridai! E poi decidi tu cosa. La cosa macchina. Vuol dire? Non cosa lo vuol so, dire? Audio mancino. Ma fanno scoppiare anche le patatine, fanno quelle cose lì. Sì. Autonomous Sensory Meridian Response. Meridionale, vedi, è una cosa da terroni. Ma ti rendi conto che una volta per fare ascolti dovevi fare, non so, una produzione della Madonna, cioè di curare ogni dettaglio. Adesso basta il primo coglione che su YouTube accende la telecamera, la webcam e inizia. Sembra il mio cane quando mi lecca l'orecchio. Comunque è una tecnica per rilassarsi, eh? Ma di cosa? Cioè, mi dà fastidio. Senti come ti rilassi, senti. Questo è uno che si sta facendo una sega con in mano una bottiglia d'acqua. Guarda che comunque è molto prezioso. Ad esempio, se sei nelle mie vicinanze e senti questo suono, senti. Ah, quello è pericoloso. Sei morto. Sono le chiavi della macchina, la gola. Sei morto, sei morto. Però devi essere portinaio notturno. Esatto. È abbastanza anziano. È anziano, sì. Non manesco, è non di Napoli. Che bello ragazzi, un paio di bellissime notizie. Allora, mosso cazzi, siamo commissariati. La Commissione Europea apre una procedura di infrazione per deficit eccessivo d'Italia. Cioè, aspetta, ma deficit nel senso di denaro o che siamo degli stupidi? Entrambi, perché potrebbe penso. Sarebbe curioso. Però sereni perché i Bidenomics, sai che adesso li chiamano così, no? Chi? Cioè, i Bidenomics si chiamano così, sono sarebbero praticamente i MAGA di sinistra? No, sono praticamente i risultati, Bidenomics, i risultati di 4 anni di Biden che ci hanno portato gli Stati Uniti a ben 50.700 miliardi in 10 anni di debito. Beh, in 10 anni, 50.000 Biden allora, in 50.000 miliardi, no, diciamo da quando c'è Biden, nei prossimi 10 anni l'America, per i prossimi 10 anni raggiungerà il record di 50.700 miliardi di dollari. Ma con chi poi, scusate? Con se stesso. Con se stesso. Con le banche. Cioè, scusa. No, allora. Tu non lo sai, no? L'America stampa soldi. Infatti, stanno girando molti video su YouTube di gente che si domanda, ma dal momento in cui l'America stampa, no? C'ha un problema o deve comprare armi, deve investire, stampa, perché dobbiamo pagare le tasse? Cioè, le tasse a quel punto non servono più a niente. Perché in teoria i soldi dovrebbero corrispondere a questo giacimento di oro. Ma no, non c'è più, non esiste vita. Più. Allora devono corrispondere alle Tesla. Quante Tesla esatto. ci sono? No, questo è già più probabile. No. E già quello comunque crea inflazione. Dal momento in cui tu non hai più l'oro che corrisponde ai soldi che circolano, certo. Tu automaticamente stai creando inflazione. Perché no, tu puoi stampare. No, tu stampi quanto cazzo vuoi. Il problema è che continua a calare il valore della moneta. Gli americani sono furbi. Hanno importato 180.000 zingari dal resto del mondo per alzare di nuovo il quantitativo di oro. Togliendogli i denti, quindi adesso con calma circolante per le strade con delle tenaglie rifanno. Sai che però qualche tempo fa ho beccato una famiglia di zingari a un semaforo, cosa veramente molto rara. No, invece a South Beach l'ho beccati anch'io. Porca troia. Però aveva i denti in silver plate perché erano molto poveri. No, li ho beccati anch'io. Però sono diversi da quelli che girano in Europa. Sono biondi? No, hanno l'Audi. Cioè, vestiti uguali. Più o meno male, così, però vanno al mare, frega un cazzo. Vabbè, insomma, Miami, cazzo devi fare? Scusa. No,
so. Ma comunque abbiamo un bel cinquantone di qua. L'Italia che è indagata per debiti troppo alti. Beh, ragazzi, ci ha messi bene. Ma gli ultimi due governi che abbiamo avuto, quelli diciamo che sono usciti dalle elezioni, no, i governi tecnici, hanno fatto tutte manovre in deficit: il reddito di cittadinanza, il 110%, le pensioni. Tutti hanno speso soldi che non c'erano e alla fine ti presentano il conto. Cioè, è normale, però la Federal, ragazzi, Reserve, che sono quelli che stampano i soldi, è privata, cioè non è pubblica. No, non è privato l'ente che li stampa, cioè la tipografia, sì, è privata, quindi, ma non i soldi. Però gli prestano i soldi alla fine, perché loro stampano e dicono: mi devi pagare. La stamperia devi pagare. Sì, ma la stamperia paghi la stampa, non il possesso, il valore del denaro. Comunque, se tu continui a stampare, comunque la stamperia continua a chiedergli i soldi. Quindi certo, sì, debiti sì. di qua, debiti di là. Vabbè, bastava fare 10 fotocopie del cazzo alla fine. Comunque. Ve l'ho detto io, la soluzione era durante la pandemia, avevo trovato st'isola bellissima, voleva 2,5 milioni. Io ho detto: ragazzi, facciamo una raccolta fondi, ci stiamo in un centinaio. Quindi gli altri li ammazzavamo, li mangiavamo. No. Oppure truffa, Fire Island, ti ricordi, no? Mega evento, ci doveva essere nei Caraibi. E lì truffavamo, alla fine in 100 vivevamo su st'isola, bellissimo, belli sereni, ai Caraibi. C'era il mare bello azzurro intorno. Arriva un'ondata, ti secca, chi se ne frega. Tanto sarà quello il destino. Onda anomala, ciao a tutti e via. Beh, una bella puntata piena di ottimismo, direi. Una ventata di voglia, no, di esistere. C'è una bella cosa invece, perché oggi abbiamo Caro Diario in due parti. E quindi si parla di viaggi nel tempo. Si è rimasti un po' bloccati. Com'era la storia, Paolo? Eravamo rimasti. C'è un ampio recap all'inizio. Per recuperare. Allora, sono stato abbastanza intelligente da fare appunto un recap iniziale, per capire come è andata un po' la non cosa. Non sembra neanche lui da non sembra stato... neanche io, sì. No, il problema sai qual è? Che Paolo purtroppo ultimamente vuole ammalarsi a tutti i costi, quindi non produce più come una volta. Una volta era bravo, faceva una puntata a settimana di Caro Diario. No, ma quello non è colpa mia, quella è colpa dei diariers che sono una sempre in smart working, l'altro sempre in vacanza. I diariers sì, loro sono come se ragnez, capito? Diariers. È difficile metterli insieme. Anche fisicamente sarebbe difficile vederli insieme. Beh, comunque, io un porno lo farei con loro. Particolare, sì, molto al buio. L'alto col ciccio, no, improponibile. No, beh, al buio, senza luce, senza camera. Sai che è la malattia dell'asino il ciccio? Sì, c'è il cazzo grosso. Mica c'ha un pullman devastato. Adesso non riesce più a guardarlo in faccia. E l'Antonella? Anche lei. C'ha un clitoride, ragazzi. Un salame di felino, una cosa. Che c'è Caro Diario. Basta! Lei è una stronza senza freni. Lui è succube di lei. Vanno in giro come treni dalle Andi Pirenei. Hanno fatto dei casini che non sanno sistemare. Ora per uscirne vivi li vedremo saltellare. Nel passato, nel futuro, Caro Diario a spasso nel Tampax. Nel passato, nel futuro, Caro Diario a spasso nel Tampax. In una trama che ormai è più articolata e complessa della compilazione dei moduli per la richiesta del bonus 110, i nostri eroi Cosa Fica e Marmellata di Piscio arrivano ad un punto di svolta. Ma ricapitoliamo gli accadimenti. Dopo aver ucciso malamente in un lontano futuro uno scienziato che ha costruito uno strumento per viaggiare nel tempo, Piscio Viscido e Cosa Fica viaggiano fino al Rinascimento, dove conoscono Leonardo da Vinci, che li aiuta a ricaricare le batterie della macchina per andare nel futuro. Sì. Dai, fregacazzi, sali che andiamo. Ma così senza nemmeno avvisare Leonardo? E chi cazzo è tuo padre quel puzzone? Mica gli devo dei soldi. Lui ci ha aiutati. Lasciagli un bigliettino, come quando i tuoi ti hanno lasciato a casa d'agosto quando eri piccolo, perché l'albergo aveva solo una doppia. No. Arrivati agli anni Ottanta, pensano di fare soldi cantando canzoni di successo, con anticipo rispetto agli artisti originali. Ma le cose non vanno come sperano. Anche perché le loro abilità canore sono a livello oche strangolate. Grazie. You take my self control. And make the way I never saw this world.
Ma Cosa Fica ha un lampo di genio e capisce che negli anni Ottanta c'è solo un modo di fare soldi facili. Sì. La coca. Scusa tesoro, ma chi è il rattone con te? Un tuo amico? Sì, è il mio portacoca. Così se mi blindano, acchiappano lui e se canta gli taglio tutta la famiglia in pezzi così piccoli da riempirci 300 pochette. Divenuti ricchi, Cosa Fica perde un po' il senso della realtà. Sì. Mentre la polizia è ormai sulle loro tracce. Ma non li arrestiamo? No, loro sono solo due pesci piccoli, anzi, una sirena e un cazzo di topo marcio. Assolutamente, zitti! Zitti che ci sentono! Non hai sentito anche tu ridere? No, non mi pare. Veniva da quel furgone. Quale furgone? Quello? Non indicare, deficiente, o ti strappo il dito e lo uso come freccetta per i tuoi occhi. Ad un tratto scoprono che la macchina del tempo è stata distrutta accidentalmente da Cosa Fica strafatta. Ma la disperazione dura poco, perché loro stessi riappaiono con la macchina del tempo, creando un paradosso che Zemeckis muto. Sì. Addirittura. Eccoci, amore. Siamo esattamente nella settimana prima che tu facessi il disastro. Ma quello sono io! No, non sei tu! Lui mi sembra più alto! Ehi, amore, ci sono due vestiti da carnevale che impersonano noi che ci fissano! Uccisi se stessi per appropriarsi della macchina del tempo, scampano ad un arresto, ma ritornano nuovamente a poco prima di ritrovare se stessi, per farsi di nuovo fuori. Ma... amore, che cazzo hai fatto? Ma siamo tornati al momento prima di quando ci siamo uccisi da soli. Esatto, così possiamo avvisarci che arriverà la pula. Sono o non sono una granda? Aspetta. Ma quindi quelli che vengono massacrati e chiusi nei sacchi? No! Eh sì. A questo punto, in uno sprazzo di lucidità, Mostrongolo Magrotti, scampato al suo stesso assassinio, decide di nascondersi dopo aver eliminato se stesso e Cosa Fica, e aspettare, invecchiando, il giorno in cui incontrare l'ennesimo se stesso per spiegargli tutto e dissuadersi dal farsi criogenizzare fino al 20.135, così da far sì che nulla possa mai accadere. Ci riuscirà? Ma... Fine della prima parte. Ma ragazzi, qua ormai è diventato un film, un colossal. Meglio della trama di tante serie televisive su Netflix. Ragazzi, è complicato. Quindi siamo pronti? Siamo tutti pronti? Ci mettiamo comodi perché parte la nuova puntata. Allora che cazzo l'abbiamo divisa in due a fare? Non lo so, infatti Paolo, potevi fare un blocco unico. Ma scusa, è il respiro, il commento, la droga, tutte quelle cose che bisogna farsi nel primo tempo. Avete visto che, dai, parliamo di robe futili, che Fedez ha fatto pace col Kodakons, che poi è una persona sola. Sì, Gianni Kodakons. Per anni si sono ammazzati di insulti, secondo me è andata così, no? Vai. Allora, il fan. Sai che il fan, se non riesce a raggiungere il suo mito, a un certo punto inizia a odiarlo e lo vuole morto. Secondo me Gianni Kodakons, perché è una persona sola, e lui dice sempre il Kodakons, ma in realtà Carlo è una persona Rienzi. Sola. Esatto, che è una persona sola. Secondo me lui voleva diventare amico di Fedez all'inizio. Secondo poi me voleva diventare Fedez lui. Può darsi, ma ha visto che Fedez non se lo cagava e quindi lì è partita la battaglia. Credo che dopo anni di battaglie, alla fine Fedez abbia alzato il telefono e gli abbia detto: oh, senti, facciamo una roba insieme di beneficenza. Facciamo un disco assieme. Dai. No, una roba di beneficenza, tanto per cambiare, no? Mi sembra poi il tema giusto per la famiglia. E qui lui subito si è ringalluzzito, ha detto: figa, posso diventare amico di Fedez, magari faccio un disco con lui. E quindi sono amiconi e fanno questo progetto benefico insieme. Se il punto di vista fosse un altro, cioè gli stava sui coglioni soltanto la Ferragni? Può darsi. Punto potrebbe essere dal momento. Può darsi. Ma l'hanno fatto il selfie insieme, perché tu sai che eri amico di qualcuno doveva averci mangiato insieme. Adesso invece è il selfie. Ha soffiato su un iPad e ha cambiato lo stato di Facebook. È andato lì, ha trovato le password, è entrato, è amico di lui. Vabbè, comunque in merito al discorso di Fedez invece, è in guerra, in faida con Daniela Martani. Tutti personaggioni, gente di spessorissimo. Che mi sta chiedendo di venire in onda a raccontare la faida che continua, perché lei ha vinto una causa contro Fedez. Fedez la denunciò nel 2018 perché
lei criticò il fatto che lui e la moglie avessero fatto quella festa, vi ricordate, nel supermercato? Sì, avevano sprecato generi alimentari. Si lanciavano cibo e robe varie, e lei aveva detto una serie di robe abbastanza pesanti, ma giuste, perché comunque era abbastanza imbarazzante quella scena. Certo. Lui l'ha denunciata, sono passati tot anni, alla fine ha vinto lei, e pare che Fedez non l'abbia digerita questa cosa e la stia aggredendo di nuovo attraverso i social. Voleva venire in onda a raccontarci un po' di cose. Beh, a noi fondamentalmente sentiamo. Di tutti e due i protagonisti non ce ne frega un cazzo, no, ma se zero. Possiamo godere del male altrui. Certo. Poi ricordiamo che alle 15:41 avremo questa telefonata con Terence Hill, che anche lui ha fatto causa a Fedez perché non gli piacciono i suoi nuovi capelli. Quindi ospiteremo in onda Terence Hill che ci dirà perché ha fatto causa ma a Fedez. Ma ti rendico, siamo a un millimetro dalla terza guerra mondiale, siamo qua a parlare di sta gente ancora, incredibile. Però abbiamo scampato il giorno di ieri, no? Sì. Vabbè, ma quello è un coglione, Nostradamus indiano. Fino a ieri era un grande, scusa. Ma no, non ha azzeccato un cazzo, quindi è un coglione. Infatti un giorno di spazio. No, è che in India il fuso orario è sfavorevole anche alla sua previsione. Sì, quindi doveva già essere successo, quindi niente. Beh, meno male, andata male. Dai. Ma che meno male, io speravo. A meno che non fossero le West Indies, che sono dove abiti tu. Calcola questo, cioè, allora, se dovesse succedere una roba del genere, verremmo tutti distratti da una cosa molto più importante di tutto quello che fino ad oggi pensavamo fosse importante. Tipo quello, no? Di mutande, che è una cosa. Che è finta poi, tra l'altro, quell'immagine lì, non è vera la notizia. Però pensa, cioè, succede sta roba qua, saremo tutti intenti a salvarci il culo. Quindi non dovremo più lavorare per un po', bello, un po' di ferie, scappare nei bunker, cioè diventa una roba. No, dovete scappare da me in moto da cross. Ah, già, è vero. Ricordate sempre che è solo che udite a distanza, cioè, c'è una crisi mondiale. Voi avete le risorse, avete i bunker, io ho una moto da cross e un fucile. Ma io mi sto organizzando. Ho trovato un modo per salvare capre e cavoli. Cioè? Pneumatici pieni di birra. Ma vai a cagare. Che fai, li lanci o li bevi? Fai gli stampi e li bevi, cioè. Esatto, cioè al posto di riempirli d'aria li riempi di birra, poi ci vai in macchina e quando hai sete togli il tappino. Perdonami Paolo, ma io ti ho immaginato sulla moto da cross vestito come Rambo, e sembri il mullah Omar. In realtà girerò in frac perché devo dare agli altri l'impressione che sia benevolo. Certo. Ah, invece giusto, come cavaliere giusto, della giusto. Morte lì. Però io, conoscendoti ed essendo un personaggio che comunque ha sempre avuto delle disavventure, credo che tu faresti la fine del mullah Omar veramente, cioè cecchinato da tua moglie per sbaglio. Io ci ho pensato, la ricordate? Guarda, noi abbiamo la memoria corta, ma mullah Omar è scappato con una moto da cross, è vero, dagli americani con delle armi via satellite. Ma aspetta, dopo 3 anni e mezzo che era ricercato in tutto il mondo. Sì. Cioè, neanche se nel frattempo si è comprato, dici, un carro armato, almeno sai, nella fuga. Ma l'hanno beccato poi alla fine o no? Non mi ricordo. Ha fatto brillare. Ma neanche gli hanno sparato un missile. No, sì, con un missile. Dall'alto, così. Oh, guarda quel coglione sul motorino. Guarda lo scemo con il go-kart. È rimasta una trincea e una barba. Che fine. Leggermente abbrustolita. Però morire in moto da cross è una bella fine. L'hanno seccato col missilone. Non mi ricordavo sta roba. È il metodo degli americani. Mezza montagna è tirato giù. Cioè, lui era in giro con la moto da cross e loro che lo seguivano. Gli hanno fatto l'imboscata. Lui intelligentemente ha detto: che cosa faccio? Scappo. Sì, dai, prendo una moto. Dove? Nel deserto, dove c'era solo lui. Solo lui, perché lì sono miliardi di miglia. Oddio. Di deserto arido. C'era, scusa, lui. Paolo, ma io immagino te. Sì, ma guarda, immagino... che anch'io l'ho pensato. Con il ciuffo biondo, bellissimo. E il turbante. Con il mallet bello lungo dietro. Che scodazza così. Spatterebbe un colpo di fucile, finita. Vabbè, ci colleghiamo adesso con la seconda parte. Sì. Poi ci dimentichiamo l'intro, dobbiamo rimetterla da capo. Un casino. Esatto. Che cazzo. Dai, Alzheimer, dai. Dai, Mullar, vai. Inizio della seconda parte. Milano, anno domini 2024. Oggi. Amore, vado a lavorare. Ti amo. Sì. Ma che risposta è sì? Non ha alcun senso. Ignorante, si vede che non sai un cazzo. Sì, nel linguaggio dei segni significa: ok, fai un buon lavoro e anche io ti apprezzo. Ma sì, è un'esclamazione, non un segno. Adesso vuole sapere tutto lui dei segni di sto cazzo. Da quando sei segnologo, pirla? Ma no, credo che si chiami così. Segnologia non esiste. E comunque non ha senso quello che stai dicendo. E poi... io ti dico che ti amo e tu mi dici che mi apprezzi.
Beh, Strophamed, l'apprezzamento è ben più del semplice amore. Significa che se ci fosse una guerra nucleare e tutti venissimo cancellati e rimanessimo in pochi esemplari umani atti alla riproduzione, tu saresti tra i primi 20 che mi farei ogni giorno. E poi ti mangerei assieme ai miei figli poco a poco per non farti morire subito. Bello. Bene. Wow, che scenario. Grazie. Allora anche io ti apprezzo. Uè, cretino, come ti permetti di volermi scopare dopo altre 20 e poi mangiarmi? Ma scusa, l'hai detto tu che... Dai, dai, escimi a prendere le cose che servono per avere in cambio il cibo e la coca. Come? I soldi, amore, i soldi. Sì, sai che ho quella brutta amnesia che mi fa dimenticare alcune parole senza alcun nesso logico. No, lo sapevo e non voglio addentrarmi. Vado. Ehi, carnevale! Ciao, sono io! Scusi, signore, ci conosciamo? Eh sì che ci conosciamo! Più di quanto tu possa immaginare! E lui? Il suo viso anziano non mi è familiare, sa? Sei sempre un povero coglione! Beh, adesso diciamo che la confidenza sta precipitando verso un vaffanculo facile, eh? Io sono te! Vengo dal futuro! No! Anzi, dal passato! Devo parlarti di una cosa e poi potrò svanire. Ok, eccoti questi 10 euro. Non sapevo che gli zingari maschi facessero anche i fattucchieri. Comunque ho fretta e non mi interessa la divinazione. E per favore non vada a fregarmi il rame dalla cantina, ok? Aia! 1987. Il tuo primo bacio fu con una tale Cinzia a Rimini. Dopo un secondo di lingua ti sei venuto nelle mutande. Ma non glielo hai detto. Sei stato tutta la sera in discoteca con le mutande bagnate. E poi ti hanno pestato i suoi fratelli di Napoli. Oh, porco! Mamma mia, quanto sono coglione! Nel passato, no! Ne voglio di più! Stavolta l'altro scenario. No, ne voglio di più, Si apre lo scenario. È il cliffhanger che ti frega sempre. Sì, stai un po' ripercorrendo i racconti di Ritorno al Futuro. Assolutamente però, no. Copione, dai. Dimmi il punto di incontro. Io ci vedo anche un po' Schindler's List. Per la bambina rossa. Per la bambina, sì, per la bambina. No. Cari ascoltatori, vogliamo ricordarvi che lo Zoo, nonostante tutto, è un programma serio, formato da professionisti, e che non può minimamente limitarsi e abbassarsi a biechi messaggi rionali e mediocri. Bravo, bravo. Non salutiamo nessuno, ma soprattutto non facciamo gli auguri. Bravo. Ah, un messaggio di Paolo Noyes. Leggiamolo. Ciao Peto, sono Paolo. In cambio di una cassa di birra, riesci a fare gli auguri ad Alessio e Federica? Ma certo, amico mio. Lo Zoo di 105 augura il meglio al grande Alessio e alla mitica Federica. Ma chi è? Auguri. Chi sono? Cosa siamo diventati? La radio locale? No, che legge... abbiamo fatto lo stacco, ste cose noi non le facciamo. Scusa, ma per mezza cassa glieli facevo io gli auguri. Cioè, hai speso il doppio, anch'io. Non lo sapevo. Io per una bottiglia sola, cioè sei un coglione. Ragazzi, adesso che lo so, scusate, mi organizzerò diversamente. A tra poco. Ci hanno segnalato gli ascoltatori un'altra fuga storica, quella di Corona, vi ricordate? Stupendo. Che è partito da casa col GPS acceso, sto babbo di minchia. È andato in Portogallo con la pistola. 100 sulle strade. Dove pensavi di arrivare? Confine del mare, poi nuotare. Ma no, lui voleva arrivare in Portogallo e poi da lì scappare. Solo che aveva il GPS acceso. Dove va? Scappava con l'aereo, non lo so. Fuori le gomme. Aereo privato, oppure come 007, si metteva la muta, moto d'acqua. E faceva giusto quelle 8500 miglia marittime. Madonna, come rovini sempre tutto. Vabbè, una volta che arrivava in Nord Africa. Ma scusa, ma se devi scappare via terra, scappa verso est, idiota. Che arrivi fino in Cambogia. No, scappi verso ovest, che c'è. Tre metri ma di la strada. Cosa vincente era la fuga, chi se ne frega poi del risultato. Era bello l'inseguimento, tira più un pelo di fuga in questo programma. Io non me la ricordo comunque. Senti, vabbè, cosa volete che vi legga oggi? C'ho un sacco di Topolino, roba. Cazzo, è il club del libro. No, cioè, gli europei risvegliano i bollori degli
italiani durante Italia-Albania. Il sito Escort Advisor registra un clamoroso più 28% di traffico. Perché la gente ha voglia di chiavare mentre si guarda la partita? No, la scusa è, amore, vado a vedere la partita al bar con gli amici. Allora, poi andavano a fottere. Allora, voi non l'avete vista la partita, io li sto seguendo gli europei perché comunque il calcio mi piace. Non l'hai neanche visto che Pogba si era rotto il Mbappé si è rotto il naso. Sì, ho visto che si è rotto il naso e poi si è ributtato in campo. Ma al di là di questo, mi scusi, un secondo solo, c'è la signora qua militare. Agli ordini papà qua. Cosa hai detto? Che cazzo sei vestita oggi, Puccioni? Cioè, che cazzo c'hai? Ma ultimamente sei impazzita. Perché? Un giorno arriva con le ciabatte da tedesca, una roba. Lei è G.I. Giorgia. Un po' Meloni, un po' reparto speciale. Posso andare avanti col racconto? Ci mancherebbe. Sì, vai. Una notizia importante: nella partita della Francia Mbappé si è rotto il naso. Ok, adesso posso continuare col racconto. Okay. Le partite Italia, Francia, Portogallo, tutte queste grandi squadre, eccetera, eccetera, sono due coglioni terrificanti. No, perché le guardi, scusa? Perché tu dici, belli, leggi la formazione, dici, belli, questi qua sono i migliori giocatori del mondo. Ma non ho capito la connessione tra stai guardando una partita noiosa e chiami un puttanone. Sì, te ne vai a puttane, perché dopo 12 minuti c'hai due coglioni così, li devi svuotare e vai a zoccola. So che tu spesso ritieni che io sia uno stolto. No, spesso, sempre. Credo che all'inizio del tuo intervento io ti abbia dato la spiegazione più plausibile e corretta. Cioè, è la scusa migliore che un marito figlio di puttana può avere per andare a troie. Vado dagli amici a vedere a guardare la partita. E invece esce di casa, prende il troione, va. Pensa quanto è sessista questa roba. Lui dà per scontato che il troione non segue il calcio. Quindi secondo lui le donne che si prostituiscono, quindi inferiori, non seguono il calcio. Pensa quanto è sessista questa frase che ha detto questa persona che io aborro. Non è, allora, diciamo che non è uno sport, è uno sport amato dalle donne, però non tantissimo, insomma, cioè è uno sport. Vabbè, allora andiamo di luoghi comuni, allora la zoccola non guarda. Ma scusa, ma noi siamo cresciuti coi film del marito in sala a guardare la partita che obbliga la moglie in cucina a fargli da mangiare e stare zitta anche stirargli la camicia per il giorno dopo. Come è giusto? O anche con la moglie Tini Cassino che si faceva fottere dal belloccio mentre il marito coglione lì non. Ma sentiamo il parere del generale Puccioni oggi. Caro generale Puccionacci, a te piace il calcio, Puccioni? Lo guardi? Lo sì, segui lo guardo, il calcio? L'ho seguito anche per questa radio quando ero giovane e seguivo anche effetti, le partite. Con quei polpacci lì non poteva non essere diverso. Non giocare invece. Chiediamo una donna vera, la Chicca per esempio. No, io lo seguo il calcio, eh. Sì, ti piace? Sì. Qui l'unica donna del programma sono io, allora? Sì. Ah, ok, ma anche Paolo comunque. Anche a me non me ne frega un cazzo. Anche Pippo odia il calcio. Me però ultimamente va a vedere le partite perché gli hanno offerto di stare in mezzo ai vipponi, si fa i selfie con Salvini. No. Solo per andare a mangiare dopo. Arrivo prima. l'anno prossimo è tutto al contrario, mi ha detto. Mangiamo prima, poi guardiamo la partita. Ok. Possiamo essere sinceri per una volta? Allora, tutti questi eventi importanti, sportivi, eccetera, no? Tipo la Formula 1, alla fine a nessuno frega un cazzo di vedere la gara, no? Cioè, io sono andato a vedere la Formula 1 qua a Miami, la gente era intenta a cercare di entrare nella zona super VIP che costava tipo $30,000 per mangiare e bere gratis, cioè alla fine è come è i matrimoni, non te ne frega un cazzo di chi si sposa, devi mangiare il gamberetto però paghi il matrimonio. Paghi, dipende. E poi la busta puoi mettere quello che vuoi, non c'è l'obbligo. Ti chiama lo sposo bastardo, mi hai messo nella tribuna VIP del Milan, Marco. C'è la rossa. Cosa? Chi è la rossa? Minchia, c'è una rossa, Marco. Chi è la rossa? Una figa. Chi è la rossa? Le rosse, sai che per me sono un debole. No, ma Marco, mamma mia. Non puoi capire. No. Quella ricciolina. Anche ricciolina, rossa e ricciolina. No, Marco, fucico di Lupin, una cosa. Dimmi solo una roba, anche un po' di lentiggini sul. Oddio. Vestita mio. Da hostess, gonnellina al ginocchio blu. Oddio. Fularino. Mio. Aspetta, che stai arrivando l'arresto, vai avanti. No, è una ragazza brava, 25-26 anni. Una cosa, Marco. Una cosa favolosa, guarda. Se vuoi a settembre ti invito. Siamo nella partita lì, capito? Ma io tendenzialmente ho sempre avuto donne con i capelli un po' rossicci. Ho avuto una rossa da giovane. Ma Negroni, no? No. Sì, ci stava. Che non era neanche sta gran bella figa. Senza occhiali, guarda che red all'epoca... Red da giovane comunque ti tintillava l'ipofisi. Ciao, vai a un cazzo.
No, cazzo, comunque le rosse è pazzesco. E poi è una stronzata, non è vero che puzzano. Perché ma non è vero, che, non è che vero. Dico, hanno un odore diverso, la pelle è diversa, però non è vero che puzzano, è un profumo diverso. Comunque, la chiamavano, pensa, chiedi a Tony Severo e a chi lavorava con me RTL, sì? Gilberto Giunti. No, no, la chiamavano l'albero delle pere, perché era molto magra, ma aveva certo queste tettone. Ma, quindi all'epoca in cui ci lavoravi tu a RTL... No, non la dico. No, non la dico. Non la dico, non la dico. No, promesso cosa? Che non la facevo. Non lo facevo. Ah, No. Questa è brutta. Non l'ho so detta. Dove puoi arrivare. Non l'ho lo so, ma l'hanno capita tutti lo stesso. L'hanno capita tutti lo stesso. L'hai detto. Cioè, stavo io dietro, l'hai detto. Va bene, dai. Andiamo avanti, va. Sì. Ci sono i puglieni, ci colleghiamo con loro, che forse è meglio. Andiamo, vai, sei una merda. L'hai detto. Arrivano dal profondo dello spazio, richiamati da un flebile segnale proveniente dal pianeta Terra, che ha varcato i gran cazzi di Orione e sovrainculato gli anelli di Saturno, fino al profondo del buco del culo della galassia sconosciuta. Un po' volgare, un po' forte. Hanno intenzioni benevole, cercano un contatto attraverso l'unica lingua che sono riusciti a decifrare grazie al reperimento di alcune audiocassette di un comico dialettale tranese, Leone di Lernia, recuperate dall'immondizia di un venditore abusivo marocchino degli anni Ottanta. La sfiga vuole che il linguaggio sbagliato e volgare e la regione con la quale cercano un contatto sono tragicamente incompatibili. Loro sono i puglieni. Pronto? Upa! Upa, c'è una domanda che la zoccola. La zoccola di mamma da tante che te murti. Afa! Afa moc! Che telefonate sono? Pronto? Upa! Non so, pupa. Un paccio di mamma? Io non ho potuto il telefono della polizia e finita canzone. Mangio lo cazzo tu. Capito? Non ho potuto la polizia il telefonino. Afa? Capito? Afa? Ho potuto il telefonino alla polizia. Culo. Culo a mamma. A sorte. A puttende sorte. Ma zoccando sorte. La mamma ed è tutta la razza tua. Vuole la pulizia, poi tutta il fulino è finita canzone, va bene? Cite. Bene. Cite. Cosa che c'è? A che minga è un? Cite morte viva. Tende, non l'uomo le cuglione, perché oggi è nella giornalità, E da mangiolo cazzo. La puttana mamma. Ah, va, culo bene. I puglieni. Pronto? Upa! Con chi parlo? Upa, short man! Sguardanato! Cazzo! Chi sei? Ngulo! A mamma! Oh, ma c'è la muerta da mamma! Ma c'è sei? Dalla! Tra il trino casting! Ma con chi cazzo parlo? Equo! E curna cata in gamba. Se ti prendo si devo fare un matrimonio di schiaffi che ti appetisci, faccio sotto tutti i regali. Quel che è? Chine da merda. Lo fa? Lo faccio la bocchina tu? No, è che lo faccio fa ma. La morta che ti. La corna che hai chine tu, chine da merda. Bastard. Pazzo che da merda. I popolo stramurferti. Pazzo che tu? Il proprio chi te morse. Guagna! Me! Ma! Bocca mam! Assorda! Assorda mam! Assorda! Papa di cuore! Pazzo! Mocca te! Ma ci sei? E ci te stramuer! La morte tu! Una! Ula mamma! Ula maciona! Oh. Che mangi tu, le capocchie ragazze! Lo mangi lo cazzo tu! Aprimo so tizio, intollerando cazzo! Lava! Ma vaffanculo, merda! Mamma, ma va culo di petra! Oh, ma sì, normale! Lo mangi lo stesso che avete! Ah!
Gul, mamma, strunz. Ma vuoi dire sì, ma... Po, che tempo fa? Come un cazzo quando fornisci da fare. Bucchina, ma... Bucchina da sor, se da mamma ti ha preso. Ci dà molto più. E curde da tanto, curde strassa ma tanto. E quando ne dire? Proprio un picchina sfogaccio, sì. Tiene un culo da scimmia. Picchina, can. Buuu! Ah, mamma! Gula sorte da mamma te la stand. Gula. Gula sorte. Parte. Gula mamma. A sorte. Oh. Parte. Ma chi? Sì, è poco. La corna da mamma in processione. Lo mu. La morta tu. La cuo. La corna che è di. Bravo. Mi vuoi togliere una curiosità, ma sì normale. Upa. Pocciona da sore! Da mamma, grazie! Oh, vuoi dire? Basta! Trovo! Trovo! Che giù! Le corna, Casey! Tante cose, eh? Tante cose, a te! Posso venire alla volta, basta! Upa! Da! Muro! I Puglieri. Primo contatto. Fallito. Sai che era fallito. È la cosa più infantile che abbiamo mai fatto. Neanche suonare i citofoni di notte, secondo me. Brutta bruttezza. Sì. Brutto, è fatto apposta. È fatto veramente tipo... con 6.000 lire. Vabbè, ma è fatto vintage con Fiorello. Vintage era Fiorello con il codino. Uno. Ma non si metteva il coltino. Due, la gente, se sei negli anni 90, deve essere vestita anni 90. Se no, non è vintage. Tre, se vuoi dare la pasta della televisione anni 90 non basta mettere delle righe verticali con signor Pesantozzi. No, signor Pesantozzi, fai la cosa, fai la bene. Vivi la vita, fastidioso, dai. Ma sei color, sei fatturato un miliardo di euro. La pasta del karaoke. Ma che cazzo di pasta, ha dato le penne lisce, quale pasta? Ma dai, cretino, ha voluto dare quella pasta del Mivar anni 80, che però degli anni 90 il Fiorello del 2025 che ha 72 anni. Va bene, ma vuoi far polemica? Ce n'ho una, bella grossa. Anche perché è un po' di tempo che non abbiamo un nemico, è un po' che non ci accaniamo su nessuno. È vero. Pippo, se puoi farmi una cortesia, se puoi preparare una cartella con tutti i nostri effetti, tutto quello che usiamo, e mandarla ai signori della Zanzara, perché io ieri stavo spippolando su YouTube, no? Per guardare, sai, la Zanzara, puntate. Come fai sempre? Per No, quando c'è podcast, per qualche strano motivo è venuto fuori anche una puntata sua. Allora, usano gli stessi applausi. Metti gli applausi nostri, per favore. Ce li hai quelli che mettiamo? Cioè, identico. Allora, noi abbiamo 27 milioni di cartelle con gli applausi. Sì. Cioè, questo è proprio presa a caso da Pippo, un applauso a caso. Però, identico. Però, se ci fai caso, nella loro versione c'è un Pietro che applaude un po' di meno. Ragazzi, in fondo a sinistra. Ragazzi, c'è crisi. Ah, c'è crisi. Ti sei venduto gli effetti. Quindi io la sera alle 20 sono lì. Sei tu che fai regia. Alle 20, allora. Un po' tardi, alle 18:30 devi andare. No, okay. Ma io capisco perché lo zoo comunque è nato molto prima, certo. E ha creato un precedente, no? Cioè, noi abbiamo fatto un programma che non esisteva, una roba totalmente nuova, ed è normale che qualcuno provi a rubacchiare, certo, qua e là. Ma proprio prendere tutto dal nostro programma, e oltretutto farlo anche male, nel senso, perché poi era partito con la roba politica, perché noi ai tempi facevamo tanta politica, era un periodo in cui si parlava male di qualsiasi cosa, e quindi vabbè, ci sta. Adesso fa le stesse identiche cose che facevamo noi, cioè uguali con gli stessi effetti e tutto, ecco. La differenza abissale è che io, per esempio, sono felice di avere uno come Fabio Lisei, che è il mio controaltare, no? Cioè una persona che la pensa nella maniera completamente opposta alla mia, ed è un po' un gioco che facciamo da tanti anni. Questo non è che poi per fuori... soldi, lo ricordiamo. Noi due poi fuori onda ci vogliamo bene, anche se la pensiamo veramente in maniera diversa su tante cose, però non è che ci scanniamo come facciamo in onda, certo. Fa un po' parte del gioco.
Di là l'altro è proprio fastidioso, a parte averci denunciato e averci inculato 18.000 euro perché abbiamo fatto una battuta in onda, e già sta roba è vergognosa. Che è una cosa che non dovremmo ricordare per non prendere altri 18.000 euro. Ho capito, ma scusami, facciamo tutti lo stesso mestiere, no? Sì. Facciamo più o meno la stessa cosa. Ma noi meglio. Senso, noi, lascia stare, cioè, è diverso. Vorrei precisare che ha denunciato solo me, questa è la cosa. Beh, ma tu comunque da sempre porti avanti questa campagna contro quelli lì. Cioè, proprio... No, abbiamo preso tutti quanti la multa, 18.000 euro, ha denunciato proprio me. Io veramente io l'ho chiesto, ma perché, ma che t'ho fatto? Da quando hai rotto quel candelabro. Vabbè. Comunque, boh, non lo so, io veramente. Ecco, io sono d'accordo con te su tutto. Diciamo che le idee, un po' gli effetti, magari sono gli stessi. E quando fanno i calabreni, che proprio si sente che manca l'innesco. Ma è stato un po' più sul sensazionalismo. I tamurri, secondo me, non sono. I casi umani fanno Carasmemo, anche lì, dai, non si faccia dai, su, cazzo, i palotti fanno che. Sembra un po'. Sembra un po' come tua madre ti vuole regalare i baci perugina, non le trovi e ti fa i boci di nove. No, però almeno gli effetti audio, cazzo, cioè voglio dire, con l'audio si può veramente spaziare, un applauso diverso, cioè identico. C'è anche il messaggio antidenuncia iniziale. È vero, sì, uguale. Dai, è ispirazione. La grande differenza è che loro possono diffondere il loro prodotto su altre piattaforme, noi no. Pensa che noi non possiamo neanche dire che siamo su altre piattaforme, tipo Nani Fai, perché non vogliono che si promuova il nostro programma su altre piattaforme. Cioè, tipo, il mondo va in quella direzione. Devi considerare, no. Marco, che comunque Google è una piattaforma concorrente di Mediaset per quanto riguarda la distribuzione di contenuti. Cioè, che sono sullo stesso piano, Marco. Bisogna stare attenti. Il 30% degli ascoltatori che abbiamo in questo momento ci ascoltano da lì. E quella è la cosa che fa. Sì, no, ci ascoltano dall'app e si incazzano perché ogni 3 secondi si blocca l'app e parte una pubblicità a metà discorso. Di Amazon. Che anche lì una. Sì, esatto. Follia, una roba veramente. Follia, mamma mia, Matanda. Non vinci, Selvaggio. Siccome non volevano che avessimo questa persona al telefono, ma io me ne sbatto il cazzo delle regole, possono andarsene a fare in culo tutti. La facciamo dopo o no, Chicca? Fammi un cenno con la testa, ti vedo. Se ti vuoi, vedo. Sì. Sì, tua voglio. Tua responsabilità. Cioè. Ma che cazzo come è? Cioè, ma non ho capito. Ma che, sì, che sì, cazzo sì, non c'è nessun problema. Beh, le liste nere, non ho capito. Che cazzo siamo? Liste. Sì. Ma vaffanculo. Allora, ma Marco, io sono con te al 100%. Abbiamo la spazzatura in onda 24 ore su 24, delle robe inascoltabili, e io non posso avere una persona al telefono, ma vaffanculo, va, ma non esiste al mondo, guarda, se no chiamo col mio telefono. Ti appoggio, Marco, io e Paolo siamo dalla tua parte. Proprio di voi non mi interessa. Tanto paga Paolo. Io mi dissocio da ogni vostra iniziativa. Abbiamo ricevuto un messaggio, chiama col tuo telefono, eh sì, vabbè, io chiamo col mio telefono. Ma no, ma poi loro non possono parlarci perché lei non sente. Allora dai. Non sono dalla tua parte. Ma vaffanculo, facciamo il gioco e poi chiamiamo, dai. Non rompere i coglioni, dai, mettiamo la sigla, giochiamo. Madonna, che nervoso adesso, spacco tutto. Sapevo io. Mamma mia, era un po' che non mi incazzavo. No, che l'hai pagata quella roba, non è come quella di 105 euro. È quello il problema, che è tutta roba mia. Porca troia, non posso rompere niente. Strappa di capelli. Ah, no. Manda un messaggio cattivo a Patrick, vai. Mettiti a sedere, inizia ciò. Strozzate, a noi ci piace così. Vinci che hai vinto, segui il tuo istinto. Vinci che hai vinto, il gioco è bello spinto. Vinci che hai vinto, segui il tuo istinto. Vinci che hai vinto, il gioco è bello spinto. Allora, diciamo che lo scopo di questo gioco è quello di sputtanare noi dello Zoo raccontando delle vicende che alcuni sanno che abbiamo raccontato in onda, altri magari no. Sì. E questa è la bellezza, perché ogni tanto saltano fuori delle storielle di cui nemmeno io sono a conoscenza. Perché dovete sapere che Paolo Noyes e Fabio Lisei, ma anche Pippo Palmieri, tutti, in tempi Marco, non sospetti, hanno fatto delle cose di cui oggi si vergognano. Ma è vero, io non mi però vergogno. Però attraverso questo gioco le stiamo scoprendo tutte. Ovviamente in palio c'è l'oggetto per bravi ragazzi, che è il bellissimo orologio della Fumagazzi, uno dei tanti modelli a disposizione. Se non puoi partecipare al gioco, non ti abbiamo chiamato, puoi sempre trovare un fantastico Fumagazzi. Ma anche attaccarsi al cazzo. L'altro abbiamo messo in palio, cioè in palio, scusa, abbiamo messo di nuovo nel sito a disposizione un po' di sacche nuove del Rottamazzi, lo sapevi? Ah, sì, abbiamo messo stamattina. Sì, quello è un pelo diverso. Ma finisci il lancio, Marco, che ti hanno interrotto purtroppo. Ma
è Paolo Noyes, adesso sito? Denuncerò io oggi. Questa è la voce di Paolo Noyes, quello che ha parlato prima non era Paolo Noyes. So allora, il sito è www.fumagazzi.it. Andate a vedere le meraviglie che ci sono. Sta ridendo mentre parli, non so se senti. Fa umore, fa umore. Lui può perché è il mio controaltare. Tu in teoria dovresti essere quello neutro. Quindi vai a fanculo un attimo solo. Mi tocca farlo. Anche no, oggi. Anche oggi. Ho capito, però per 10 secondi sei sospeso dal mondo. Mi hai rotto il cazzo. Per il momento è tutto. Ci risentiamo alla prossima edizione. Bam, data. 1, 2, 3. Ha fatto Rutti. 4. No, credo che stia russando. Ok, sei di nuovo in onda, sei riassunto. Grazie, c'avevo prego, questo rinfaccio. Allora, ospitiamo Ignazio da Agrigento. Che nome di merda, Ignazio. Ma no, come? Il saggio patrono. Brutto, Ignazio proprio brutto. Ciao Ignazio, e non riesco neanche a dirlo. Ciao ragazzi. Ignagno, Ignagno, è brutto. Inghia con Barozzo, come stiamo? Tutto bene? Ciao ragazzi. Ciao ragazzo, solo tutto quello bene. Sa dire, fantastico. È campionato. Sì. Senti Ignazio col cazzo nello spazio, che cosa fai tu nella vita? Lavoro in un'azienda. Ah, di cosa? Vino. Ah, Ignazio, cazzo, sei il mio migliore amico. Sì, ti amo, ti voglio bene, sai? Ah, a proposito, io devo ringraziare, c'è un ascoltatore che ogni mese mi manda delle cisterne di olio buonissimo, grazie di cuore. Delle cisterne addirittura. Sì, mi manda le cisterne. E poi devo ringraziare Elvis che mi ha mandato queste magliette bellissime, che bella. Questa è molto bella. Molto bella. Io invece colgo l'occasione, Marco, volevo salutare tutti gli ascoltatori che una volta mi portavano l'erba sotto la radio, adesso forse si sono dimenticati, non ho smesso di fumare. Grazie, un abbraccio a tutti voi. Allora Ignazio, tu da quanto tempo ascolti lo Zoo di 105? Ma da un 4 anni. Sembra sempre una minaccia comunque. Allora Ignazio, secondo me tu hai già vinto, cioè volendo potresti già buttare giù il telefono e hai già vinto tutto. Magari. Dobbiamo purtroppo seguire una prassi. Mettiamo la sigla di chi vuole essere, nel tuo caso non deficiente, non vorrei mai offendere. Superficiale, vai, mi piace. Chi vuole essere deficiente? Chi vuole essere deficiente? Deficiente. Chi vuole essere deficiente? I cazzi nostri devi sapere. Devi se loro non se proseguire. Chi vuole essere deficiente? Chi vuole essere deficiente? E chi vuole essere deficiente? Adesso succhiamelo forte. Bellissimo. Allora Ignazio, concentrati perché potresti portarti a casa un fantastico oggetto per bravi ragazzi e il kit di Radio 105. Ma tutto questo se rispondi esattamente almeno 3 di queste 5 Speriamo. Domande riguardanti il nostro passato. Speriamo per te e per la tua famiglia. Ha detto speriamo. Credo che abbia detto B. Ha detto B. Non so, però. Allora, cominciamo con la prima. Questa risata è inquietante, però. Sì. Durante il famoso viaggio negli Stati Uniti, tanto narrato da Mazzoli e Fabio Alisei, avvenuto a bordo di moto, seguiti da un camper regia, quale di questi aneddoti è quello vero? Signor Giovanni. A. Alisei è caduto dalla moto. B. Marco Mazzoli, mega fighetta, aveva schifo di cagare nel cesso chimico del camper. Allora ha cagato in un sacchetto nello stesso camper, trasportando le feci in moto per altri 100 km prima di gettarlo in un cassonetto. Abbraccio, eh. C. Alisei ha mangiato un'ape e ha avuto un semi-shock anafilattico. Io dico la B. La B! Come ha fatto? Ha percepito la vibrazione. È quasi vintissimo. Che puzza di merda, tra l'altro, per tutti questi chilometri. Come si fa? La borsetta di merda aveva. Sì, col sacchettino appeso al manubrio della moto da 200 euro. Io non inquino. Attenzione, chi è il coglione di questo programma che ha comperato su Instagram? Ricordiamo, comprare su Instagram non è una cosa da consigliare. La riproduzione di un bellissimo Iron Man alto 50 centimetri per 150 euro, ricevendo un pezzo di plastica di 20 cm da 5 euro al mercato, che ora conserva in bella vista come monito della propria ignoranza. Esatto. A. Wender. B. Johnny. C. Paolo Noyes. Aia. Bella gara. Johnny! Bravissimo! Sì! Il coglione Johnny!
Che bravo a capire. Attenzione. Chi ha fatto Milano Pordenone con un cappuccio in testa, obbligato dagli altri componenti del programma in trasferta per una serata, per via dell'alito poderosamente alterato dal cibo indiano consumato prima della partenza? Ma tipo 5 minuti prima della partenza. A. Johnny Mele. B. Fabio Alisei. C. Paolo Nois versione beta. C. Bravissimo! Sì! Ma sai che non lo dimenticherò mai io quel viaggio. Che viaggio. L'abbiamo chiuso dentro tipo Kenny. Hai presente, sì, Kenny? Ma quello lì. Ho ammazzato Kenny. Mamma mia, un odore di spezie, una roba. E continuava a ruttare sta merda. Io, ragazzi, ne hai indovinate tre. Direi basta, via. Dai, falle una ancora, ne hai una scabrosa, una pesantissima. Fanno un'altra. Dai, fanno ha detto fanne una. Allora la faccio. Allora fanne un'altra, non provare a nulla. Luca, hai già vinto. Allora, già Marco, vinto. Visto che l'hai chiesta, la faccio. Durante un raccapricciante tour estivo di decenni orsoro, oh no, sono state toccate vette altissime di imbarazzo da parte della nostra azienda nei confronti dello sponsor, sì, che era una famosa vodka. In una delle tappe, uno del gruppo di giovani dementi ha fatto il più epico dei fallimenti durante una performance da palco. Chi è e quale fu? L'hai chiesto tu, Marco. Aia. A. Fabio Alisei ha perso un dente stappando una birra con la bocca. B. Paolo Nois si è cagato addosso lanciando una maglietta. C. Marco Mazzoli ha accidentalmente tirato in faccia un gavettone ghiacciato ad un ragazzo con importanti disabilità psicofisiche, i cui lamenti strazianti fatichiamo a dimenticare ancora oggi. Io dico la C. La C, che scena orribile. Marco, no, non fa riaffiorare certi ricordi, certi rammarichi. Mamma, ragazzi, perché lui ha tirato il gavettone, si è aperto il pubblico. Si è aperto il pubblico, c'era un ragazzo poverino sulla seggiolina. Che un gavettone da 15 litri. Sì, gli è esploso in faccia, e lì. Non l'ha presa benissimo. Il gelo totale. Anche gelo lui, totale. Perché l'acqua era bella freddina. Ma che schifo. Ma io direi che Ignazio si porta a casa tutto. C'è un modello di Fumagazzi che ti piace in modo particolare, Ignazio? Ma fate voi, a vostro piacere, per me è il più bello, il più bello, capito? È stato un regalo già parlare con voi. Appoggia la carabina, per favore, che ti mandiamo il più bello, promesso. Ok, grazie. Bene. E di' ai tuoi parenti di stare tranquilli, che ti mandiamo il più bello, ok? Bene. Posto okay, così. Grazie mille. Grazie Ignazio, bacio alla Sicilia. Grazie di averci risparmiato. Manda il vino, ciao bastardo. Segui il tuo istinto. Che bella persona, Ignazio. Insieme l'abbiamo detto. Che bella persona. Che bel persona. Carattere, c'è, cioè, paccato, vero? Sì, poche parole, dette bene. Sì. Allora, c'è questa serie televisiva che, nonostante faccia abbastanza ribrezzo, sta avendo successo, ma ormai abbiamo capito che funziona così. Più fai schifo e più fai successo. Cioè, come noi, tra parentesi. Esatto, noi facciamo schifo da 25 anni e siamo ancora in vetta alle classifiche degli ascolti. Ma per colpa degli altri, però, non per merito nostro. Può darsi, la concorrenza che non regge. Lo so, ma sai, copiare una cosa che non è copiabile alla fine comunque ti penalizza. Certo. Comunque questa serie nella realtà, insomma, prosegue, va avanti. Nella nostra versione purtroppo è un po' più lenta perché uno degli attori è un incapace del cazzo. Tentenna, d'altronde si chiama super comparsa, ragazzi. Certo. Ho capito. Non super, si chiama dottor Stronzo in questa serie. Il dottor Stronzo. Comunque ci colleghiamo perché la dottoressa Propriepri è stata arrestata dopo aver cercato di uccidere il dottor Stronzo. E quindi adesso la vicenda si fa molto calda. Ci colleghiamo, prego Pippo, andiamo, vai. Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello. Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello. Al Santa Forfora è tempo di bilanci.
Grazie a un barbatrucco medico, il dottor Stronzo è guarito dallo shock che gli ha fatto credere di essere un cavaliere medievale. In questa scena, lui e il dottor Fanti tirano le somme di quanto accaduto con la dottoressa Propriepri. È tutto pronto, motore e azione! Fanti, sono finalmente fuori dal delirio del cavaliere medievale. Ma e ora parliamoci chiaro. Propriepri ha tentato di farmi fuori. Non riesco ancora a credere che fosse capace di tanto. Bravo. Stronzo, è una storia da film noir. La dottoressa Propriepri, con tutto quel suo fascino da femme fatale, e noi due che ci cadevamo come stupidi. Chi l'avrebbe mai detto? Fanti! Che fa? Può farlo un po' drammatico. Ma non è drammatico, è una storia, cioè, tutto sommato banale, la storia dei Corsia. Fanti. Cosa? Che sta a comprare i fagioli? Banale. No, non così banale, non la butti così via. È normale, cioè, consuetudinario, diciamo. Ah, Fanti, no, non negarlo. No, troppo poco. È troppo consuetudinario. Fanti, non negarlo. Era un'attrazione fatale. Ogni volta che entravi in una stanza, il suo profumo, quel dannato profumo di Berengario e Piselli... Di Berengario. Che cazzo è? Perché è nome proprio di persone. Ci sono stati anche alcuni papi. Ok. Il suo profumo... Quel dannato. Mi spiace di la battuta come è scritta, no? Se gli è scazza. Perché fa la faccia da Clint Eastwood? Con la mascella così. Sembra Clint Eastwood che ha cogliato un limone, no? Normale da stronzo come tu. Il suo profumo, quel dannato profumo di Berengario e pisello odoroso, ci ipnotizzava. Ma arrivare al punto di cercare di ammazzarmi. Puttana, no, non sei cazzi con la Propriepri. Lei, cioè, ormai è conscio che il destino fatto prendere... non si faccia prendere. Arrivare al punto di cercare di ammazzarmi. Che diavolo? Che diavolo le passava per la testa? Quella puttana! Non è una puttana, è una dottoressa. Taglio! No, non sei chiaro. Lei ha dei problemi a contenere le emozioni negative. Perché da quando... Cioè, ho capito, l'altra volta mi ha pietrificato il pedofilo. Lo so, però, Zung Pung. Deve essere questa quest'ansia che mi viene da quando il signor lì è... Il signor Burasconi. Burasconi. Vuole due fiori di Bach, la disana. No, vuole no, la disana. No, niente fiori. Niente fiori. Niente fiori, poi sono anche allergico. Allora niente, lasciamo stare Bach. Va bene. Che diavolo, le passavano la testa. Ti capisco, stronzo. Era un mix letale di intelligenza e sensualità. E tu, amico mio, eri il suo bersaglio. Forse perché sapeva che eri attratto da lei quanto me. E quando l'attrazione si mescola con la follia, si crea un cocktail esplosivo. Maledizione, Fanti. Ricorda quella volta che la guardavamo. Ma se vuoi, ma non sei in casini. Vada, è fluido. Aspetta, che ho le lenti a contatto. Ma che c'è, le lenti a contatto? Sì, ma pure ci vedo benissimo. L'ho messe perché fanno figo. Ma sono dello stesso colore dell'occhio. Sì, figo essere con le lenti a contatto. Sembri uno. Ma c'ha che... tutti gli occhi rossi con tutti i. Perché purtroppo non ho il liquido apposta. Quindi fanno un po' male. Non sei neanche lavato le mani dove mi è cacato. Ecco perché forse ha fatto per di un'infezione. Sì. Maledizione, Fanti. Ricordi quella volta che la guardavamo mentre seguiva una angioplastica trasluminale pecor porco. No. Eseguiva una angioplastica transuminale percutanea? Sì, ogni suo gesto era perfetto. Ma dietro quella perfezione c'era qualcosa di oscuro. La verità è che non avremmo mai immaginato che avrebbe cercato di eliminarti. Che motivo aveva? Perché era una puttana di merda. No, gelosia, potere. Gelosia, potere. Gelosia, potere, chissà. Forse aveva paura che uno di noi scoprisse troppo. Era brillante, ma anche instabile. E quel giorno... ha cercato di farmi fuori, beh, ha lasciato un segno indelebile. Ho ancora i segni della cintura di castità sui coglioni. Porco. Era buona. L'aveva fatta bene. Era potente. Ma gli pare che questo smadonna in corsia, ma scusa. Se fossi stato nella realtà, sì. Ma non è la realtà, è la fiction pure pagata profumatamente dall'ex ministro Burrasconi. E adesso, come ti senti a saperla dietro le sbarre in attesa del processo? Hai ancora quella fottuta attrazione per lei? Fanti, l'attrazione c'è sempre stata. È come una cicatrice che non guarisce mai. Ma adesso, dopo tutto quello che ha fatto, è mischiata con rabbia irrefrenabile. Non si può cancellare. Ma almeno ora so che porco... Ma che cazzo si è mangiato l'attac? Ma apra quei denti. Adesso nervoso. Ma di grigna, ma non di grigni. Non si può cancellare, ma almeno ora so che... Cosa? Socco? Socco? Almeno adesso socco. No, socco. Socco, adesso socco. No, son con chi? Adesso son con chi? Ci sono gli che fa giapponese? No, so con chi andava a che fare. Pensavo fosse il nome, pensavo che fossi trasformato ma in no, orientale. Ma no, ma non si nipponi. Perdonatemi, ma mi tocca tirare un altro no, anche lui no.
e darvi appuntamento alla prossima puntata. Ma che fine ha fatto il buon cinema di una volta? Puttana. Eh sì, ma te le tira fuori, oh. È fastidioso, super comparsa. Non si riesce. Poi c'è quella riesce. Moglie lì, anche lei fastidiosa. Ma poi c'è la faida con Burrasconi. Burrasconi, sì, il figlio del ministro omonimo Burrasconi. Nonché produttore della serie, si è scoperto che si scopa un bel fighino e lui è preso malissimo. Insomma, figlio del ministro. C'è questa faida. Però io mettetevi nei panni miei, tutte le serie ce l'ho, qualsiasi fantascienza, storia. Ma perché alla fine tira il personaggio con la 104. Dai, che costa. Poco, non c'ha la 104, c'ha la Citroen. Oh, hanno fatto la classifica delle città italiane in cui si dicono più parolacce. E Milano è undicesima, Messina dodicesima. Imprecazioni generali sono 12, quindi poca roba. Ah no, scusami, il quarto posto Messina. Quarto posto. Primo? Il primo posto, vediamo, aspetta. Genova. Cuccione, ce l'hai sotto mano? Allora, infine Taranto è quinta, no, quarto Taranto. Posto, sesta posizione c'è Firenze, strano perché... Però non hanno calcolato le bestemmie comunque, solo no, parolacce, infatti, senza le bestemmie, altrimenti... Veneti non ci sono. Infatti. Catania, Bologna, Bari, Parma, Verona e Napoli al sesto posto. Chi è primo? Non c'è scritto chi è primo. Forse è Genova, Venezia forse. Chi è primo, cazzo? Chi è primo? Milano. Chi è primo? No, Milano, undicesima, no, no, hai detto. È Venezia, è Venezia. Venezia, ah, Venezia. Venezia, ah, e beh, cazzo. Ah, okay, okay. Grande orgoglio, numeri uno. Infatti noi spacchiamo in Veneto, ragazzi, perché... comunque è il loro modo di parlare, è come mettere la virgola. Sì. E poi voglio dire, cosa c'è di male? Cioè, imprecare, a parte il, vabbè, la bestemmia, che in Italia è una roba vista come il più grosso dei mali, no? Ma in realtà negli altri paesi del mondo non esiste la bestemmia. Non c'è un altro paese nel mondo in cui la bestemmia è considerata una roba grave. Perché non... non si usa, Marco, è una cosa che negli anni non siamo riusciti ad esportare, ma comunque ci stiamo lavorando. No, sai, allora, noi abbiamo questa fondazione. In America puoi dire God damn it, che vuol dire che Dio lo maledica, ma non è una bestemmia. A volte magari nella frase dicono un fuck, poi aggiungono Gesù, ma non è riferito a lui, è proprio per sottolineare quanto è stronzo, quanto è merda, certo, una persona. Però non esiste un'altra lingua in cui perché si bestemmia. Perché ti spiego, Marco, ancora dobbiamo fare quel tipo di colonizzazione culturale. Per questo noi della Fondazione Can abbiamo deciso, con i soldi di Soros, tra l'altro, di portare questa usanza tipicamente italiana in tutti i paesi. Cominceremo dalla Turchia, anche se la divinità è diversa, però loro sai che hanno i protagonisti. Beh, invece sfottere la nostra. Esatto, sì. Quindi, e però, effettivamente, scusa, Genova è terza nella classifica, quindi sì, penso che tu possa sì, farlo. Però qui si riferiscono alle parolacce. Cioè la parolaccia, comunque, è un intercalare, no? Stai dicendo, no, ma che sai, ho visto sta macchina, cazzo che bella. Aspetta, che... poniamo dei limiti, cioè cazzo è sdoganato, non è più una parolaccia, cazzo, però è una parolaccia. Figa, vabbè, cioè figa è figa milanese, è però parolaccia. Allora che cos'è la parolaccia? Allora, la parolaccia è quella cosa che non diresti mai quando fai l'elogio funebre di tua madre. Vabbè, cioè tu, scusa, sei lì davanti, c'era tanta tipo, sì, dici per il cazzo come le volevo bene a quella puttana, a quella stronza, capito? Tutto quello che i miei amici raccontano come era brava a fare i bocchini, ecco, quella roba lì, magari quello. Tutto quello che non diresti alla veglia funebre di tua madre puoi considerarlo parolaccia. Quindi per tutto, te tutto fondamentalmente, allora, tutte le uno parole. Scrive in Spagna si bestemmia pesante. Ah sì, non lo so, puoi cercare bestemmie in spagnolo oppure chiama uno spagnolo e metterle online mentre stiamo parlando. Sì, grazie. Sì, mandare gli audio anche in spagnolo, tanto non si comprendono, immagino. Facciamo un attimino di pulizia. Allora, intanto associare un animale creato dal Signore al Signore non può essere un male. Non vinci su questo, Marco. Non vinci. Perché non vinco su questo? Scusami. Perché il problema non è l'animale, è proprio il fatto che tu non puoi nominare Dio in vano, cioè per niente. Quindi, già solo il fatto che tu, anche se tu dici Cristo che caldo, anche quello è un'imprecazione. Sì, ma non un prete ti direbbe di 4 Ave Maria. Tu Ave Maria, tu non dovevi dire 10 Ave Maria. Così vai avanti, capisci come ha dominato il cervello. Catena, scusa, è il loop, diventa il loop. Parolaccia, 20 Padre Nostri, ma porca puttana, 500 Salve Regina, quella stronza della regina, 10.000. Però è il fatto di rispettare il credo altrui. Ma voi sapete che noi abbiamo dei potentissimi mezzi, cioè non riusciamo a sistemare una normalissima linea internet, ma abbiamo un collegamento diretto con Gesù, no? Chiediamo a lui, allora, ci senti? Pronto? Sì. Ah, ok, perfetto. Senti, Gesù, volevamo capire, tuo padre si offende se viene associato un animale creato da lui
al suo nome? Sì, sì. Ah, ok. Ah, okay. Okay. Ma ah, senti, ah, senti, Digiu. Sì. Mi chiamo per cognome io. Digiu, lui è di Gesù di Giuseppe, quindi. Ah, cioè, Digiu. Cioè, sì, Digiu. Senti, Digiu, ma l'imprecazione e la bestemmia sono uguali per te? No. Vedi? No. Okay. Senti, avrò i capelli lunghi fino a metà schiena prima o poi? Sì. Bene. Non so se sia una buona notizia, poi. Scusa, ma non è che sa ste robe. Senti, scusa Gesù, visto che siamo in collegamento, volevo chiederti, ma secondo te verrà mai fuori tutta la verità sulla Sardegna e Pippo Palmieri? No. No, ah, okay. Una tomba. Okay. Anche il vecchio Gesù. Ma senti, come in Guerre Stellari, Palmieri in Sardegna, ce n'è un altro? No. No, no, no. Ma la Puccioni, no, no. La, no, no. La Puccioni che sembra così una brava signora, insomma, educata. Hai il cazzo? No, 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 sì, no, 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 non è vero. Sì, non è vero. Sì. Allora tutto, anche tutto il resto era falso. Lei è donna, lei è donna, lei è vera donna. No, lei è una donna vera, una donna è, maia, vera. È maiala la Puccioni? Sì. Sì, ma okay. Però scusa Gesù, ci voleva una voglia. Ma sai che lui non è che può dire più di tanto. È pur sempre il Messia. La allora, senti, quindi secondo te, caro signore, cioè associare tipo il cane che è un animale meraviglioso. No, e basta. Ma scusa, ma perché? Ma no, ma è un animale. Scusa. Ma allora, albero? Perché albero no? Perché, scusa, anche stessa albero, cosa. Ma anche albero. Ma non è vero! Non ho mai sentito nessuno essere noi sì, perché seguiamo certi profili Instagram. Di camionisti. Io ho sentito anche Damigiana. C'è questo camionista vicentino che è Black Decker, pittore. Ma la Damigiana non l'ha inventata lui, non l'ha creata lui. Io ho sentito anche quattro volte Full di Picche, ragazzi. Sì, sì, sì. Ma scusa, cioè, secondo te se io associo il suo nome a una foglia è un'offesa? Sì. Ma no, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no. Bisogna cambiare tutto, ragazzi. Sì. Quando io sarò re, renderò le bestemmie sterili, cioè che proprio non quando sono re, ragazzi, basta, chiamerai, cioè, non... così i tuoi ministeri, il ministero del porco, il ministero del can. Lo stacco di oggi è interamente dedicato a un evento più unico che raro, cioè Paolo, Fabio, Wender e Pippo faranno una serata tutti insieme nella stessa località. Pazzesco. Cari ascoltatori, siete obbligati ad andarli a vedere questo venerdì 21 giugno alla Rocca Borgesca di Camerino in provincia di Macerata. Chissà cosa succederà prima dello spettacolo, durante lo spettacolo, ma soprattutto dopo lo spettacolo. Scusa, hai tolto Sidonna? Cioè... sì, perché altrimenti non mettevamo la scenetta di chiusura. Mi puoi ciucciare il piede, per favore, Pippo? Che bello che è! Si mamma, vede, guarda le crostine fra le dita, vero? No. Guarda il tatuaggio. No, hai camminato sui carboni ieri, Marco? No, non lo so. Ma ah, no, è l'igiene. Credo di avere dei funghi perché mi prudono i piedi. Si sono visti, sì, Marco. Sì, ecco, Marco, funghi. Prima che diventino antibiotici, una lavatina. O se no metti del riso nelle scarpe. A stare seduti troppo tempo al PC, cioè quello che facciamo noi, c'è il rischio di disfunzione erettile, non ti tira più il cazzo. Anche se stai seduto per masturbarti. Credo di avercelo duro anche adesso. Cioè, adesso se tu fatto sei, gli esami. Se tu sei seduto al PC, ma sei lì però per fare dell'autoerotismo, vale o? Non lo so, computer, le probabilità di sperimentare una disfunzione erettile aumentano di 3,57 volte. Quindi noi che passiamo la vita davanti a sti schermini qua, a montare scenette, scrivere testi e robe varie, io in realtà devo dire che superati i 50, il mio battacchio c'ha un desiderio folle, ovviamente solo di mia moglie, però è pazzesco, cioè proprio si è risvegliato l'animale che c'è in me. Sì, grazie, lo so, ti ringrazio. Sogna pure, tanto è mia. È mia, fai quel che vuoi. Se vuoi ti mando delle foto. Peggio. Ma voi figurati. Non è tua, è sua. L'amido di mais. No, è mia, io no, sono suo di... e no, lei è mia. No, lei è sua di se stessa. La sua vulva è mia. È non mia, è, tua. È mia. È mia non la sua è un vulva. Oggetto. Vuoi vedere? La chiamo, glielo chiedo. Vogliamo vedere? Aspetta, guarda, velocissimo proprio. Se scusa, dice Pippo. Di Carlos, però, Marco, io sono costretto ad abbandonare la diretta. Aspetta. Ma tu dici beh, giocatore dell'Inter? No, lo so, un Carlos qualsiasi. Carlos, pieno di Carlos qua. Beh, sì, non Rodrigo. Non giocano. Tu non hai idea di cosa mi hanno fatto ieri. Sai che ho dovuto risistemare il tetto? Ho visto il buco. Mi hanno catramato il tetto, no? Con la macchinetta e tutto. Hanno catramato tutto. Tutto hanno catramato. Il vialetto, il cofano della macchina. Così non si rompono. Non sta rispondendo, mi sa che è con Carlos. Perché non è tua. Non è mia, non è mia.
Dai, cazzo, rispondi. Bastarda, che sei bastarda. Mia. Sei mia. Ma rispondi. No. Ma che presto? Ci sono gli operai lì, c'ho tutto il tetto sfondato. Allora è tardi, Marco, troppo tardi. È arrivato un suono da Pippo Palmieri nelle cuffie che fa quando hai detto il tetto sfondato, Palmieri ha detto è solo il tetto. Amore, amore, velocissima che siamo in ritardo. Dimmi. Ti faccio una domanda, rispondi secca. Di chi è la tua vulva? Mia. Brava! No! Risposta sbagliata. Quando arrivo a casa, giusta. Fatti trovare pronta che ho la frusta calda. Mi hai stirato tutte le camicie che non indosserò mai. Le compro solo per farle stirare. Assolutamente no. Brava. Madonna, sono un sottone. Chiedi se c'è un'amica. Chiedono se c'è un'amica. C'è un'amica? No. Ti riformulo la domanda. Occhio come rispondi. Di chi è la tua vulva? Tuo, amore mio. E il mio enorme cazzone di chi è? Tutto mio. Quello che pensa adesso. Adesso spogliatevi, dai. Torna da Carlos, amore. Ok, grazie. Ciao, amore. Grazie. Ciao. Mette giù la coletta e siete. Era quel coglione di mio marito. Era il cavron. No, ma non avete idea. Allora arrivano in, sai come sono i cubani, no? Arrivano tipo in 46, sì, per fare un lavoro che normalmente una persona sì, sola poteva fare serenamente. Facciamo due. Arrivano in 60, salgono tutti sul tetto. Il problema era in un punto solo, ma hanno scoperchiato tutto il tetto loro, completamente. Per scrupolo. Vabbè, è iniziato a buttare sto catrame sopra. Allora, tu sai come sono io, tanto si presentano con una cassa di bottiglie di plastica, stappano la bottiglia e buttano i tappi nel mio giardino. E già lì mi parte la brocca. Io dico sempre: spendili $5 in più loro. Ma sono tutti così. Perché tu cosa fai? Tu assoldi il tizio bravo, quello intelligente, che con cui appalta il lavoro al cretino. Allora, nessuno di loro sa parlare né lo spagnolo né l'americano. Parlano il cubano stretto, che non si, è un'altra lingua, è tipo il calabrese patois, stretto. È un patois. Poi a un certo punto iniziano a aprire i sacchi, perché dovevano incementare, fare, e lanciano i sacchi così strappati sul giardino, bottiglie di plastica. Puoi immaginare la mia simpatica reazione. Scusa, Marco, non è che per caso gli stai sul cazzo? No, ma così. Ma sono così. Non capiscono. Uno stava mangiando la gomma da masticare, la cicca. L'ha attaccata sull'occhio di tua moglie. No, sputa la cicca per terra sul vialetto e mia moglie la calpesta con le scarpe. Puoi immaginare la reazione lì. Ma senti, quando hanno cominciato a cagarti su uno dei tre cani, non ti è venuto No, ma succede. Paolo, tu hai vissuto. Io lo so, ha ragione. È così. Tu assoldi. È come la politica in Italia, no? Tu voti per uno e ti ritrovi un altro. Come ti entrano in casa per vedere il pavimento graffiato con le scarpe con sotto i sassi graffiando intorno al graffio del pavimento. Dai che genio. La terza non è l'ultima, è la terza e penultima parte di questo scambio meraviglioso tra il sindaco di Reggio Emilia e questo personaggio meraviglioso, questo genio, questo uomo acculturato, questo scienziato. Andiamo, vai Ennio, vai. Capitolo 3. Il sindaco contro Ennio. Dove abita Ennio? Nelle puntate precedenti, Marco Mazzoli si è spacciato per il sindaco di Reggio Emilia. Signor Ennio, sono il sindaco di Reggio Emilia. Incolpando Ennio per non aver votato. Allora, è un diritto e un dovere di ogni cittadino andare a votare. Queste erano elezioni importanti. Marco si è posto nei confronti del vecchio contadino in modo molto diplomatico. Erano 5 minuti del tuo tempo, pezzo di merda di un ignorante bastardo. Poi è arrivato Wender facendo il vice sindaco, cercando di calmare le acque. Chi sei adesso? Chi sei? Sono Arnold Schwarzenegger. Ovviamente Wender ha puntato sull'unica cosa che Ennio non sa dire. Perché lei non ha votato il partito delle uova? Dopo svariati tentativi, il vecchio bifolco figlio di p***a ha continuato a manifestare la sua ignoranza. Fino a quando il sindaco... Silenzio! Sono il sindaco, qui comando io, straporco! Allora, domani mi porti una vacca nel parcheggio del comune e due casse di uova e io ti lascio stare. Altrimenti... A questo punto abbiamo dovuto usare la nostra arma segreta. Eh sì. Arnaldo.
Le passo il ministro dell'agricoltura e si ministro. Mette d'accordo sul ministro. Che tutta la giunta comunale adesso va a calare. Perché non ho votato io? Ma quante persone è che non hanno votato? Ma lei è importante. Quante persone mi viene a rompere le mani a me, ma, la... ma ce ne saranno per convincere gente che non è andata a votare. Pronto. Pronto. Ciao Governo. Sei andato a dire al sindaco che non ho votato, brutta merda. È vero. Brutto bastardo. È vero. Tu non hai votato. Ma chi te l'ha detto? Il voto non lo deve sapere nessuno. Come hai fatto a sapere che non ho votato? Dovevo andare con le mani, brutta bastardo. Perché quando tu vai a votare vieni segnato. Non avevo neanche la cartelletta. Allora ascoltami. Da fare in mezzo alla merda con le vacche, brutto bastardo. Allora ascoltami. Dire al comune che non ho votato. Sei una merda, andando. Sei una merda. Ascoltami, Ennio, se tu porti le uova in comune. Tu le uova le hai? Non ne fanno mica una ventina alla volta, brutta merda! Quanto ci mettono a fare 2-3 cassette? Quanto danno voglia da cagare! Quando danno voglia da cagare e sono le uova, brutto bastardo! E tu hai le uova cacate! Puttana! Devo andare a vedere se va bene le uova! Allora fai così. Lunedì porti 4 uova al sindaco. Le devo portare al comune. Esatto. Perché gli hai detto che non sono andato a votare? Sei andato a votare, adesso lo chiamo io, sindaco. Glielo dico anch'io che te non sei andato a votare, andando. Ma io ero lì. Signor Ennio, sono di nuovo il sindaco, Arnaldo, no. Adesso. Allora, io le do tempo fino a lunedì. Mi servono 2 casse di uova e una mucca. Porco bastardo! Le faccia lei, si accovacci e caghi le uova. Io voglio 2 casse. Faccio io le uova, ma porca! Ma non mi sarai deficiente! Piano con le parole, perché io ti spolpo, no. Ti porto via anche che quella mascella che c'ha. Brutto bastardo, figlio della merda. Ha fatto bene Arnaldo a dirmelo. Mi chiedi dei soldi, bastardo d'un porco No, io non ti ho chiesto soldi, ti ho chiesto 2 casse di uova e una bella mucca. Mostro, non sai neanche parlare. Che scuola hai fatto, ignorante di merda? Nel prossimo episodio. Tu tiri il collo ai tacchini, pezzo di merda. Gli animali non si... Dove abita? No. Mamma mia. Lì lo scontro tra 2 bestie. Tra 2 ignoranti di merda. Lo scontro è epico.
Va bene, bambini, è stata una bella puntata. Grazie ovviamente a Pippo Palmieri. Ciao. Nonostante insomma, si stiano scoprendo un niente. Ogni giorno ne affiora una. Scoprendo perché fa caldo, bisogna stare calissimo, stare leggeri. Stiamo scoprendo dei fatti molto delicati sulla sua vita privata. Un mostro anche lui, ricordiamo. Mostro di Cormano, ragazzi. No, il mostro di Sardegna. Santo, sono un santo. Grazie al generale Puccioni che oggi ci ha Pucciozzi, generale Pucciozzi. Cucciozzi. Grazie a Fabio Lisei, Paolo Noyes, grazie a Wender, Lucilla, Johnny, Fracche Sprocche, Spruckenberg, la più bella del mondo. Stavo arrivando, la più bella del mondo, la chicca. Ciao! Ecco. Ciao Michina, ti voglio tanto bene. Grazie, ciao tesoro. Ciao. E ricordatevi che la vulva di mia moglie è solo mia. Che non c'è tempo, sennò chiamavo la moglie di Paolo. No, quella non è tua, dai. Cosa no? Chi l'ha detto? È tutto tuo. È tutto mio. È mia, lotta mia. È tutto mio. Grazie. Iscriviti al canale. Un saluto da Nios.